Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Rocky, un gioco uscito il 22 di luglio, che costa a prezzo pieno 21 euro, mentre scontato attualmente lo trovate a 18-19 euro. Desidero ringraziare anche Lady Silka, che mi ha consigliato e mi ha fatto scoprire questo gioco, in un commento che ha fatto molto costruttivo perché mi ha espresso quanto avesse apprezzato in passato la rubrica dei migliori giochi in uscita 2019-2020 e mi ha chiesto se un giorno potranno mai ritornare questi video. Prima di tutto ringrazio, apprezzo sempre i commenti costruttivi e soprattutto, ancora di più, apprezzo il consiglio sui giochi da portare. Il gioco mi incuriosiva, ho avuto la possibilità di provarlo, lo andiamo a provare, vediamo che cosa consiste. È un gioco basato sulla mitologia scandinava. Un gioco dove esploreremo un mondo, dove risolveremo dei misteri, dei puzzle, insomma, ed è completamente in italiano. Andiamo a vederlo. Beh, Tove? Lasse Tove. Tove, non so come si pronuncia. Il gioco, qualora ve lo steste chiedendo, dura tra le 12 e le 15 ore. Cosa stavi facendo laggiù? C'è uno spirito acquatico, un Nokken e un Rospo Croche. E certo, adesso è ora di andare a casa, piccolo Tomte. Tutti i termini nordici, insomma, che io non conosco. Anche se tutte queste mitologie nordiche mi piacciono molto, tanto quanto mi piacciono gli ambienti. Ci si muove con WPSD. Diciamo che dopo aver provato Death Stranding non mi fa più paura camminare nei giochi. Ehi, no! Ecco, era in avanti. Ora andremo a vedere. Ok, che col tasto Shift si corre. E infatti il gioco ce lo consiglia. Molto belli i suoni, molto bella la musica per quello che ho visto finora in questi 2 minuti che lo stiamo provando. Dove scappi? Non possiamo camminare tanto per cambiare. Vabbè. Non so, un qualcosa che mi ricorda anche di Inside, insomma. Muoviti verso un oggetto e interagisci usando invio. Si gioca a due mani su tastiera, senza mouse. Oh, capisco, stiamo giocando? E lui ride. Allora, nascondino? Carino per essere un mostro, o almeno credo che sia un mostro. La mamma saprebbe come si chiama. Ecco il mio nuovo migliore amico mostro. Stai indietro, puzzona. Ah sì, lo vedremo. Forse riesco a trovare qualcosa per farlo uscire. Che cavolo troviamo? Le palle di neve. Tasto invio. È tutto monotasto. Quindi la lancio. Sì. Allora, premi I per aprire e chiudere lo zaino. Ah, molto bello. Seleziona la palla di neve. Tieni premuto invio e trascina l'oggetto su qualcosa. Ah, tengo premuto invio e lo trascino qua. Figo! Tutto però senza mouse, curiosa come cosa. L'hai voluto tu, Lars. Si è spaventato. Tove, l'ammazza mostri. L'hai attristato, chiedigli scusa. Un Beklager mostro. Ora possiamo andare, ho fame. Voglio giocare ai mostri, ma io voglio mangiare. Meglio che inizi a correre, piccolo Tomte. Va bene. Premi J per aprire il diario. E vediamo quello che succede. Interessante perché con l'1 e il 2 sfogliamo le pagine. E andiamo a vedere le medaglie, cioè tutte le missioni che facciamo e il bottino che otteniamo. Il lago panoramico, siamo stati. Ok, quello che è successo, insomma, pagine degli appunti. Con 3-4 invece sfogliamo le pagine delle varie sezioni. Quindi in questo caso andiamo qua, possiamo andare in giù, possiamo sfogliare 3-4, ma in realtà non abbiamo altro da leggere. Risk, usciamo. Andiamo a casa. Cos'è?
Ho un bucaneve per cuocere, starà benissimo nel diario. Eh sì. Ci sono 8 pagine. Direi interessante come cosa. Perché poi vedete, possiamo sfogliare e poi andare in altre pagine. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo raggiunto il nostro fratello. Svelta Centaur sotto il ponte, corre. Ok. Penso che a volte li veda davvero. Meglio non farlo andare troppo avanti. Bellissimo che lago ghiacciato con la montagna, il villaggio. Ma qua si spezza un po' tutto vedendo la macchina. Sniff, sniff. Piange? Cosa c'è? Ti sei fatto male? Che è successo? Oh, hai fatto cadere il tuo giocattolo di nuovo. Gli darò un'occhiata. Ah, ok. Stavolta Mr. Jotun. Questo è tipico nome della mitologia, anche se in realtà non so cosa voglia dire. Basta la retta tra i pezzi. Ok. Perché il gioco comunque è composto da. Manca un occhio. Ok, bisogna la retta tra i pezzi. Vabbè, ma devo farlo adesso? No. No. Mr. Jotun è rotto. Vabbè, troveremo un modo di ripararlo, no? Vediamo. Perché non ha tenuto la sua roba? Ok, vediamo se c'è dell'altro qua che possiamo usare per la. Un po' di colla. Ok. Sono rimaste dritte incollate per ore. Questo capita anche a me nel mondo reale. C'è qualcosa in macchina, magari? La macchina di papà, non credo che l'abbia più usata da allora. Già misteri che vengono fuori. Prendo la colla, la uso sul lumino. E glielo riparo, quindi il fratellino smette di piangere. Nuova medaglia sbloccata, siamo diventati degli artigiani. Siamo pronti per entrare? Non finché Mister Jotun si sentirà meglio. Vabbè, prenditi il Mister Jotun, te lo passo, tieni, ciapa lì. Quante volte ti ho rimesso in sesto Mister Jotun? Ecco qui, puoi smettere di farlo cadere? Lo prometto. Che poi, tra l'altro, ripercorre anche un momento della mia vita questo, perché mi ricordo che da piccolo io avevo il mio orsetto e mi si era staccato il naso, avevo chiesto a mio padre, con un filo e un ago, 30 secondi, riparato. Chissà se sta sognando mamma. Cosa mangiamo per cena, Lars? Premi F per evidenziare gli oggetti, interessante. Quindi possiamo andare a vedere. Questa roba puzza, perché la teniamo in casa? Vabbè. F, vediamo, possiamo interagire col fornello. Piano cottura, l'unico fornello funzionante. Vediamo, c'è il frigorifero. Quindi, le uova. Uova, di nuovo. Prendiamo anche quello. Cioè, praticamente. Questa ciotola andrà benissimo, cioè praticamente facciamo cena noi. Ho dimenticato di risciacquare, forse non dovremmo mangiare dalla padella. Vediamo un po' con cosa si può interagire. Ce l'ha fatto cadere di nuovo. Un giorno ti perderà veramente. Il padre è qui. Aringhe sott'aceto. Vabbè. Ah, ma dormono tutti qua. Tutta questa polvere è formata come un lenzuolo. Oh papà. C'è un non so che di tristezza in tutto questo, fa proprio freddino. Bello, graficamente mi piace molto, devo dire. Voglio solo fare un riposino, non ancora. Ok, vabbè, vediamo se riusciamo a lavorarci le uova così. Prendo le uova, le butto qui. Nessun guscio, ci sto prendendo la mano. Ok, e mo che facciamo? Lo buttiamo nel padellino, vediamo con cosa si interagisce. Di qua. Vediamo se riesco a cuocerle così. No, la padellina è qua. Eccola lì, la prendo. Chissà se il topo c'è ancora. No, volevo la pentola. Non. No. È un po' incasinato andare a selezionare. Ok, adesso dovremmo esserci. Perfetto. Sì, molto, molto semplice e intuitivo, adesso. Sicuramente, per quanto mi piaccia, sono sicuro che non sia il gioco per tutti.
Infatti non mi aspetto che a tanti piaccia, purtroppo. Sì. Sì, va bene. Apriamo nuovamente col tasto Int, scegliamo le uova e cuciniamo. Devo dire che comunque se viene dato comunque il gioco per 12-15 ore, deve essere proprio lunga la storia. L'unico dubbio che ho è perché due piatti se siamo in tre? Là, se spari di nuovo do la tua cena ai corvi. Che faccia che fa? Siediti, è quasi pronto. Ok, mangiamo. C'è il padre? No, mangiano solo uova di nuovo. Dove? Ti faranno diventare grande e forte. Voglio il pancake, buoni pancake. Quando li faccio la cucina diventa uno schifo. Uova. Se ne mangi tutte forse diventerai un gigante come Mr. Yotun. Che tra l'altro ho io perché hai perso di nuovo, ma va bene. È ora di andare a nanna, piccolo Tonte. Non sono stanco, fammi stare sveglio con te. Dai, vai, arrivo tra un attimo. Possiamo iniziare un nuovo libro. Devo solo sistemare il fuoco. Poi togliti il poncio prima di dormire. Allora, prendi la legna. Io non so adesso il padre lì ubriaco, non lo so se ha mangiato legna asciutta. Ci vuole un po' di calore qui dentro. Ho preso la legna. Quindi la mettiamo nel fuoco. Ok. Tieni papà al caldo. Ok, papà, io vado a dormire. Spero che ti faccia dei bei sogni, papà. Si traspare una tristezza in tutto questo che veramente. No, papà, sono solo io. Dove? È a Eva, probabilmente la moglie. Hai preparato la cena? Sì, papà, te l'ho lasciata un po'. Sei una brava ragazza, non stai sveglia fino a tardi. No, papà? Vabbè. Sì, vabbè. Leggiamogli un libro. Fiabe della foresta. Dai. È simpatico. Farà buio presto, soprattutto quando chiudi gli occhi. Beh, sì. Anche il particolare dei disegni sulla parete. Dai, prendiamo il libro e leggiamolo. È ora di dormire. Ah, c'è ancora luce. Chiudo. Cioè, si sente il padre ruggire fino a qui. Ho bisogno di Mr. Yotun. Sì. Perché? Tac. L'hai fatto cadere di nuovo. La prossima volta non lo raccolgo. Era della favola. Dai. Che ne dici di Jotnare il bambino? Sì. Non frega niente a lui. Era anche il preferito dalla mamma. Preferiva. Diceva sempre che era vero, ma non ha senso. Leggi. Ok, ecco. Meraviglia. Nei tempi che furono, c'erano quattro guardiani giganti. Questi Jotnar facevano la guardia dell'antica foresta e le sue tradizioni. Il paziente Jotunbjorn, dal manto marrone come le foglie autunnali, l'orgoglioso Jotunjot, dalle corna alte nella brezza estiva, lo spensierato Jotunufur che passeggia tra la fresca primavera e l'astuta Jotunravn, guardiana dell'inverno e della conoscenza, sulle quattro stagioni. Ok. Quando la ruota delle ere girò, gli umani si avventurarono nel regno dei guardiani. Uno si ergeva alto e bello mentre abbatteva tronchi di pino e olmo. Jotunravn si innamorò e prese forma umana. Non molto tempo dopo si sposarono. Il cuore dell'ex guardiana dell'inverno si scaldò. Si fece chiamare Rorka ed ebbe un figlio, che però era solo per metà umano, era inquietante e selvaggio. I suoi compagni guardiani erano inorriditi, perciò bandirono madre e figlio. Li scacciarono in un regno inferiore e anche se dovettero usare tutta la loro forza, l'atto era compiuto.
Lì Rorca studia un piano per far tornare suo figlio, osservando il mondo attraverso gli occhi dei corvi e continua a bramare. Ok, non pensavo stesse andando via lo schermo, in realtà è proprio sono gli occhi di Tove che non riescono a stare aperti, quindi mi sa che cadremo anche noi nel sonno e ci ritroveremo il giorno successivo. No, direi che lui non è ancora... Che è successo? Devo essermi addormentata mentre leggevo. Che ora è? Devo fare la pipì. È davvero freddo, coprite bene. Mi hai detto che non devo andarci da solo. L'ho detto, in effetti. Mettiti le scarpe veloci, niente giochi. Posso portare le mie biglie? No, le biglie ti hanno rovinato tutte le tasche. Sembra di curare il mio nipotino. Da certi aspetti. Vabbè, andiamo. Già che il bagno sarà fuori. Sembra che qualcuno debba proprio andarci. Dai, vai. Che ti raggiungo, va. Perché? La nostra vecchia macchina, forse un giorno faremo un viaggio tutti insieme. Ok. Andiamo. Lui è ancora lì, che dorme. Il fuoco si sta spegnendo di nuovo, dovrei alimentarlo. Sì, anche perché appena il fuoco va via, qua si gela. Quindi ragazzi, il padre è meglio che si metta a dormire, perché sennò qua... Ok, dai, metti la legna. Perfetto, papà di nuovo al calduccio. Andiamo, dai. Codice rosso tu. Andiamo. Dai. Il mio nipotino fa proprio così. Ma è un tomo di piccolino. Vabbè, forse hai ragione. Va bene, dai, andiamo. Ma non c'è il bagno in casa? Corvi, che ci fanno qui? Come si chiamano così tanti corvi? Tov, Tov, devo proprio andare adesso. Eccolo lì il bagno. Aspetta qui, fai veloce. Non ci riesco con quelli che guardano. Dai, andate via. Via libera, vai. Cioè, tanto sei chiuso dentro, dai, vai. Qua c'è una luna paurosa lì sulle montagne che... Fanno la guardia al bagno, non ce la faccio con loro lassù. Dai! Ma scusa, cosa... F. Via. Andate via con loro lassù, devo mandarli via da lì. Ma come faccio a mandarli via? Mi mancate ancora, ragazzi. Ah, chissà chi c'è qua giù. Altri misteri. Guardali seduti là a giudicare. Impediscono a Lars di fare pipì. Ho capito, ma come li butto via? Devo trovare una... Bellissima la neve che si fa via così. Dove la trovo io una palla di neve? La prendo da qui? Vabbè, posso prenderlo? No, direi di no. Iniziamo ad essere in difficoltà. Quello cos'è? Sì, è un po' difficoltoso muoversi tenendo premuto F, quindi probabilmente non è da fare. Vediamo. Invia. Campanella al vento. Io invece dovrei... Sì, fa effettivamente notte. Ho capito, ma... Io posso selezionare i corvi là in cima, sì? No? Non me li fa fare. Cioè, non posso sparare i corvi. Però qua c'è qualcosa. Ok, palla di neve. Un repellente per uccelli non letale. Sì, vabbè. Vabbè. Allora, prendo il repellente, glielo butto sopra. Via. Yes. Va bene, vai in bagno. Qui fuori si congela, fai veloce. Che cos'era quella cosa? Non so, un albero che cadeva forse? Forse un mostro.
Qui non c'è niente oltre a me e te, le mie dita congelate. Las, dai. Ti sei congelato il sedere, muoviti. Vuoi vedere che non c'è più? E se fosse un troll? Non so cosa sia, ma andiamo dentro. Dai. Va bene. Ora siamo sicuri, giuro. Ho ancora tanta paura. Ti proteggo io, nessuno spaventator là è però. Questa è chiaramente mitologia nordica. È un incubo, sto ancora dormendo, svegliati. Non posso rischiare, devo arrivare alla scala. Con cosa posso interagire? Con questo? Ok, prendo i pezzo di legno seghettato. Posso usarlo su di lui? Non mi piace avvicinarmi così. Fa che funzioni, fa che funzioni. Prendi questo. Date via però. La nostra casa. Guarderà dentro con un occhio adesso. Fuggi, gioco! Non c'è più la scala. Che è questo? Questo è quello che rimane, ancora rimane. Forse possiamo usarlo per scendere. Usarlo per scendere, no, usiamo questo, scusami. Meno privacy ora. Allora. Respiri profondi, Lars. Lui sta andando fuori dalla paura, ma non gli. Non lo rimprovero per questo, perché diciamo che siamo andati un po' oltre. Va bene, sono solo le stracci e gli artigli devono essere affilati. Possiamo interagire ancora con questi pantaloni qua, cosa sono coperte? Va bene, con questo non possiamo interagire. Vediamo tutto quello che abbiamo preso. Direi che li leghiamo insieme e poi facciamo anche così, magari. Sì, perfetto. E questo lo leghiamo a questo e ce ne andiamo di sotto. Va bene, dai. Ma vai giù, dai. Prima tu, presto. Tieniti forte. Ti prego, non romperti. Ok, adesso andiamo giù noi. E il padre dorme ancora beatamente. Tutto bene? Non ti sei fatto male? Dobbiamo prendere papà e uscire di qui. Serve qualcosa di meglio di una scheggia stavolta. Questo. Un pezzo di stoffa che bisogna. No, direi che non era qualcosa di utilizzabile. Vediamo se c'è qualcosa di. È lì nella scrivania, forse. Cioè, non capisco perché il padre continui a dormire così, ma vabbè. Scusa, papà, ne ho bisogno. Facciamo una Molotov. Ok, tieni premuto. Usala nella stufa. Accendi. Sì, tutto al momento molto intuitivo. Come in quel film che il papà non voleva che guardassi. Ok. E accendi questa estremità e falla volare. Ok, prima che esploda la Molotov gliela lanciamo. Ok. Prendi tuo fratello per la mamma. Trova, ricordi quello che ha detto. Cioè, lui non ha mai dato reazione, ha avuto reazione. Trovi in cantina, vai adesso.
Deve esserci una via di uscita, ma non la trovo. Meglio. E il mostro sta arrivando anche qua, mi sa. Allora, è molto criptico, perché comunque il padre era comunque lì mezzo ubriaco, poi alla fine è andato giù senza batter ciglio, ha detto fuggite, sciocchi, insomma. E... ma il gioco sembra assolutamente interessante se siete appassionati di, la chiamerei, cos'è, avventura grafica, piccoli capolavori, indie. La vera essenza indie incarna questo titolo, Rocky, quindi... ora si prende la slitta e ce ne andiamo, ma ovviamente c'ha anche dei momenti toccanti, tipo il robottino Robo qua che vogliono prendere per il fratellino, per portarlo via, se ne andranno via con la slitta. È molto, passatemi il termine, toccante per alcune cose. È senz'altro un gioco curato, quindi magari lo continuerò anche, mi farete sapere se volete andare avanti, che volete che vada avanti, anche se in realtà lo sviluppatore mi ha chiesto esplicitamente di non spoilerare troppo, perché ovviamente, ok, è un gioco 12-15 ore, quindi anche parecchio lungo, però non è neanche così difficile, dico io, quindi è bene che uno se lo giochi, se lo goda, se lo finisca per conto proprio. Questo, ragazzi, era Rocky. Ringrazio ancora una volta Lady Silca per avermelo fatto scoprire. Spero di aver pronunciato giusto il suo nickname. Io ora mi attendo il vostro parere, i vostri commenti qua sotto, così che mi facciate sapere che cosa ne pensate di questo titolo. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!